Un progetto che riguarda i giovani e l'ambiente. Il Comune di Chieti si è aggiudicato 160.000 euro proprio per il progetto denominato Fermenti, che insegnerà anche come limitare l'uso della plastica. Esatto, questa bellissima iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'ANCI, dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, dal Servizio Civile, è un bando a cui noi abbiamo partecipato con una serie di partner, e il nostro progetto volge ad una campagna di sensibilizzazione per la riduzione della plastica monouso. È un lavoro che faremo con i più giovani, dai 16 ai 18 anni e dai 19 ai 35. Adesso, avuto il finanziamento, attiveremo, diciamo, il tavolo di lavoro che ci porterà a costruire iniziative che partiranno e ci saranno anche e soprattutto nelle scuole. È stato un lavoro che è partito fondamentalmente un anno fa su invito di Plastic Free. Abbiamo collaborato con numerose realtà, quindi Teateli Erga, Omnes, La Cura del Tempo, Tearte. È stato un lavoro che ho visto coinvolti tre assessorati, quelli all'ambiente, quello, quindi ambiente e transizione ecologica, quello dell'assessore Maretti, quindi le politiche sociali, e quello delle politiche giovanili. Il lavoro adesso si è sposta sulla creazione di un tavolo programmatico che avverrà già nei prossimi giorni e a coinvolgimento delle scuole, per soprattutto, per prima cosa, ed è quello che ci chiedeva Plastic Free, delle attività e delle azioni concrete per la riduzione della plastica monouso all'interno degli istituti scolastici, e quindi per la creazione di modelli che sono alternativi e realmente sostenibili.